Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Iniziamo con la Serie A, con la nona giornata che è ancora in svolgimento, con i principali risultati. Il Napoli ha battuto il Verona 3-1 grazie alla doppietta di Kvaratskhelia, con un gol anche di Politano. Hanno regolato la pratica del Verona, che ha realizzato un gol con Lazovic. Se questa partita è stata giocata sabato e ha aperto il turno di questa nona giornata. L'Inter ha battuto il Torino 3-0 grazie a Thuram, Lautaro Martinez e sul rigore di Akan Çalhanoğlu. Per quanto riguarda la Lazio, sempre per quanto riguarda le partite che si sono svolte nel sabato, ha regolato 2-0 il Sassuolo grazie a un gol di Felipe Anderson e di Luis Alberto. Nella domenica la Roma ha battuto nei minuti finali il Monza per 1-0 grazie al gol di El Shaarawy, mentre il big match di questa nona giornata ha visto protagonista la Juventus battere il Milan grazie ad un gol di Locatelli, espulso Thiaw al 40° minuto per quanto riguarda il Milan. Oggi si chiuderà con Udinese, Lecce e Fiorentina Empoli. Per quanto riguarda invece la Serie B, abbiamo dei diversi e importanti risultati da dover evidenziare. Innanzitutto la vittoria del Parma per 2-1, che ha mantenuto così la leadership della cadetteria, l'importante vittoria del Pisa sul Cittadella che non vinceva da diverso tempo, la vittoria della Samp giocata ieri per 2-0 contro il Cosenza, prosegue la marcia trionfante del Catanzaro che ha regolato 3-0 per Alpisalò, ma soprattutto la sconfitta della Reggiana, la vittoria della Reggiana contro il Venezia per 1-0. In classifica, il Parma adesso ha 2 punti di vantaggio sul Catanzaro, sempre più sorpresa e sempre più affamato di una possibile promozione in Serie A. In terza posizione il Palermo, che giocherà oggi contro lo Spezia e anche una partita in meno, mentre resta a quota con punti 18 il Venezia, che precipita in quarta posizione. Mentre in quinta posizione c'è il Como con una partita in meno a quota 14. Per quanto riguarda la zona bassa, abbiamo sempre il Lecco con 1 punto ma con 3 partite in meno, la Ferrarpisalò con 5 punti, la Ternana con 6 punti, lo Spezia che ha 2 partite in meno, di cui una deve giocare oggi contro il Palermo, a 6 punti, mentre la Samp è risalita in zona salvezza, però a quota 7. Proseguiamo il nostro telegiornale mantenendo sempre per quanto riguarda il calcio, con un omaggio che ha realizzato la città di Cagliari verso Gigi Riva. Dopo l'intitolazione dello Stadio del Futuro, è stato inserito un murales all'interno dello stadio Amsicora, a pochi metri dalla porta del primo gol dei 2 gol realizzati al Bari, che di conseguenza hanno regalato lo scudetto al Cagliari nel 1970. L'opera è stata realizzata da Giorgio Casu. Proseguiamo con il TG, con le notizie che riguardano il Papu Gomez. Non ho sempre rispettato rigorosamente tutti i regolamenti, ma mi sono anche posto come un convinto difensore dello sport pulito e dalla sportività, condannando e rifiutando categoricamente ogni forma di doping. Questa è la difesa del Papu Gomez alla condanna di doping inflitta da 2 anni da parte del Tribunale dell'Antidoping. Per quanto riguarda l'estero, un tifoso del Siviglia è stato identificato ed espulso dallo stadio per comportamento razzista e xenofobo nei confronti dell'attaccante Vinicius durante la partita della Liga tra Real Madrid e Siviglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso club andaluso. Passiamo alla MotoGP. Yoann Zarco ha vinto il GP d'Australia, che si è però realizzato sabato a causa delle possibili, e poi tant'è vero, condizioni climatiche di Phillip Island. Tant'è vero che nella sprint race si doveva correre domenica, è stata annullata appunto per questa situazione. In seconda posizione, quindi nella gara di sabato, che ha vinto, come abbiamo detto, Zarco, si è posizionato Francesco Bagnaia, e terzo di Fabio Di Giannantonio. Tutte e tre sono sulla sella della Ducati.
Per quanto riguarda invece la Formula 1, l'olandese Max Verstappen, il campione del mondo, anzi tricampione del mondo, ha vinto il Gran Premio di Austin in Texas al volante ovviamente della Red Bull. Il pilota ha conquistato anche sabato la sprint race, dominando così un fine settimana veramente ad hoc. Al secondo posto si era classificato Lewis Hamilton davanti a Lando Norris su McLaren, ma nella nottata il pilota della Mercedes e Charles Leclerc, che si era classificato in quarta posizione, sono stati squalificati per un problema al loro fondo e quindi di conseguenza Sainz è salito in terza posizione. Passiamo al tennis: Jasmine Paolini non ce l'ha fatta a vincere il torneo di Monastir, a batterle è stata la belga Elise Mertens con il punteggio di 6-3-6-0. Caterina Siniaková ha vinto il Nankankan battendo la connazionale Bohunova con il punteggio di 1-6-7-6-7-6. Ben Shelton invece ha conquistato il suo primo titolo in carriera battendo Aslan Karatsev con il punteggio di 7-5-6-1 nella finale 500 svoltasi a Tokyo. Per quanto riguarda Alexander Bublik, nel 250 d'Anversa ha vinto la finale contro il francese Fields con un doppio 6-4. Per quanto riguarda invece Stoccolma, nel 250 Stoccolma, Monfils ha vinto contro il russo Pavel Kotov con il punteggio di 4-6-7-6-6-3. Per quanto riguarda invece i nostri azzurri, Fabio Covolli ha perso la finale del Challenge, di Olbia, sconfitto dal francese Kasche con il punteggio di 6-3-6-4. Lorenzo Sonego invece è stato eliminato dal tabellone principale del 500 di Vienna da Alexander Müller con il punteggio di 1-6-6-3-6-4. Stessa identica cosa per Andrea Vavassori, sconfitto da Filip Milosic con il punteggio di 4-6-7-6-6-2. Passiamo alla pallavolo. Milano ha sconfitto Scandicci per 3-2 con il punteggio di 27-25, 25-18, 25-27, 22-25, 16-14 nel big match della terza giornata di pallavolo femminile. Grande protagonista Paola Nogru, top scorer dell'incontro con ben 33 punti realizzati. La Sirsusa Vim Perugia ha battuto 3-0 all'esordio casalingo la neopromossa Catania, soffrendo soltanto nel terzo set. Per quanto riguarda invece l'atletica, l'ugandese Mutuai e la keniana Tamui hanno vinto la 37esima Venice Marathon, che ha visto la bellezza di 16.000 atleti in rappresentanza di 80 nazioni. Passiamo al pattinaggio. Madison Choque ed Evan Betes hanno vinto la dispersione dello Shake America 2023, prima tappa del circuito IUSU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio su figura. Passiamo al nuoto. Nell'ultima tappa dell'ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di Nuoto si confermano Thomas Chacon nei 100 dorso, che ha battuto Christou e Knedla, mentre Benedetta Pilato ha vinto nei 50 metri rana battendo Mona McSherry e Alina Smudanska. Per quanto riguarda l'equitazione, Richard Howley vince a Helsinki, anticipando il tedesco Schulz Topfoss e Hendrik von Meckmann. De Luca invece si è classificato soltanto ottavo nella seconda tappa della World Cup 2023-2024. Finiamo con il golf. All'Andalusia Master si conclude con un serrato ultimo round che ha visto trionfare Adrian Meronk. Per quanto riguarda invece la seconda posizione si è classificato Schmidt davanti a Richard Mansell. Colin Morikawa vince lo ZOZO Championship davanti a Eric Cole e Bo Hosler. Infine, per quanto riguarda il World Cup che si sta svolgendo di rugby, si sta svolgendo in Francia, la Nuova Zelanda ha vinto contro l'Argentina 44-6, mentre l'Inghilterra è stata sconfitta 15-16 dalla Sudafrica. Le finali, terzo e quarto posto, saranno Argentina-Inghilterra, che si svolgerà il 27 ottobre alle ore 21, mentre il giorno successivo ci sarà Nuova Zelanda-Sudafrica.
La sfida tra Inghilterra e Sudafrica è successo un episodio a sfondo razzista che è stato però protagonista Bongi Mbembombi, al quale tallonatore degli Springboks, che ha insultato in modo razzista Tom Curry, l'inglese Tom Curry, con un insulto a sfondo appunto razzista.